Se notate, e sicuramente lo avrete fatto, che nella copertina ho una maglia diversa da quella di adesso, c'è un motivo. È perché ho letto questo libro a ottobre e volevo fare la recensione a ottobre, quindi avevo già preparato copertine e tutto quanto. Solo che poi mi sono resa conto che in realtà questo libro è primaverile, quindi sì, facciamolo a maggio che dovrebbe essere primavera, ma se lo facevo a ottobre era meglio. Ciao a tutti, io sono Eni e bentrovati in questo nuovissimo video. Oggi recensione di un libro molto molto particolare che mi sta molto a cuore perché mi è piaciuto tantissimo e credo sia stato uno dei libri migliori che abbia mai letto. E sto parlando delle bambine che cercavano conchiglie di Anna Richel. Questo libro racconta di una famiglia bella e felice che trascorre spesso l'estate o comunque un periodo di tempo a casa dei nonni. Questa baita bellissima, che sono i genitori di lui. Poi, quando questi nonni vengono a mancare, lui, il padre di famiglia, decide che tutta la famiglia si deve trasferire in questa casa dei nonni, perché comunque lui ci è affezionato, bla bla bla. Però, diciamo che la moglie era contraria, non piaceva stare in quella casa, non gli piaceva stare lì, perché comunque questi nonni non gli stavano molto simpatici, ecco, diciamocelo, e viceversa. Le bambine erano ovviamente contentissime e quindi diciamo che tra i due coniugi si viene a creare un po' di battibecchi così colà, però l'arrivo di un terzo figlio diciamo che sembra apparentemente che possa aggiustare le cose tra i due. Poi ovviamente succede una tragedia che segnerà per sempre la vita di tutta la famiglia. Quindi, diciamo, dalla prima metà sembra una cosa un po' felice, poi catastrofe totale. Credo che questo libro sia molto molto d'impatto, è molto profondo, dolorosissimo, soprattutto dalla metà in poi, e racconta dei sensi poi di colpa di tutta la famiglia, proprio a causa di questo disastro. Tutti che pensano la colpa è mia, non avrei dovuto fare questo, non dovevo fare quello, non dire quell'altro. E non ho parole per descrivere quello che ho provato a leggere questo libro, perché è veramente una cosa che ti entra dentro e che se ci ripenso mi viene ancora l'angoscia di averlo letto. È scritto molto fluido, diciamo che non fa pesare, soprattutto per il tema che tratta. E la copertina ovviamente dà tantissimo, cioè è molto coerente con la storia, quindi adoro tantissimo perché c'è un punto a favore, ecco, per il libro è la copertina. A parte che è bellissimo questo posto, non so dove sia in realtà, non mi ricordo, però dovrei andare a vedere perché è veramente un posto meraviglioso. E appunto, ripeto, ci azzecca molto con la storia. Queste sono le due fanciulle. Una cosa che non tanto approvo è che hanno voluto mettere queste due ragazze come prestavolto, diciamo, sarebbero le due sorelle, solo che a me piace immaginare i personaggi per conto mio, diciamo, e non come magari le immagina qualcun altro, perché sicuramente chi ha deciso che queste due ragazze erano le due sorelle, se le immaginava proprio così, io me le immagino completamente diverse. Però dall'altro lato mi fa piacere che comunque qualcuno immagini i personaggi come vuole lui. Comunque, vabbè, ripeto, questo libro dovete leggere assolutamente tutti, nonostante sia abbastanza lunghetto, però diciamo, vabbè, sono 400 pagine, alla fine si legge tranquillamente in una settimana, perché sì, penso che in una settimana vada bene anche. 400 pagine io di solito le impiego, cioè le leggo in 4 giorni, però spalmatele bene queste 400 pagine. E che dire, sto amando tutto, cioè ho amato tutto di questo libro. E che dire, profondo dolore, profonda angoscia, perché effettivamente è quello che provano tutti. E
e quello che provano tutti, questa famiglia si è poi sgretolata a causa di questo dolore, soprattutto di questo dolore della colpa che ognuno si diceva, diciamo. E così questa famiglia si è poi sgretolata dalla famiglia felice che era alla fine. Però era il destino, secondo me. Era proprio destino. Perché non lo vorrei dire, ma poi faccio spoiler e mi tipo uccidete tutti. E io vi consiglio ovviamente di leggerlo in questo periodo, perché sicuramente è un libro primaverile, insomma, quella che dovrebbe essere primavera adesso, però che non è. E io ovviamente l'ho letto fuori stagione, l'ho letto a ottobre, ma se sapevo che bisognava leggerlo in primavera, non l'avrei letto a ottobre, però ovviamente questo non implica che voi lo dobbiate leggere per forza in primavera, potete leggerlo in qualsiasi altra stagione, perché alla fine non ci azzecca tantissimo con la primavera, che sono le ambientazioni, diciamo, che ci sono intorno, che sono, diciamo, un po' più futili, ecco. Infatti si ambienta questa storia, diciamo, in primavera, estate. Principalmente questo, poi ovviamente sono coinvolte anche tutte le altre stagioni, ecco. E non ho trovato un difetto importante, diciamo. Una cosa che non mi è tanto piaciuta è l'atteggiamento che ha avuto la sorella maggiore nei confronti della sorella più piccola, ma anche nei confronti degli altri, perché, boh, non mi piaceva, è stata arrogante, è stata stronza, ecco, diciamocelo, egoista, è stata tutto male. Però poi ovviamente ho apprezzato che lei poi si è resa conto di essere stata così e quindi ammette le sue colpe, come le ammettono anche tutti gli altri, perché tutti effettivamente hanno avuto un contributo in questa storia, una colpa da ammettere, poi ovviamente da chiedere scusa a tutti, perché effettivamente, ripeto, tutti hanno avuto delle colpe, cioè non c'è uno in particolare che ha avuto la colpa e basta, cioè hanno avuto un po' tutti, in partire dai genitori. Spero che voi possiate leggere questo libro quando vi pare e piace, ovviamente, ripeto, ma io ve lo consiglio primavera, e preparatevi al peggio, preparatevi veramente al peggio. Perché, ripeto per l'ennesima volta, è stato un colpo al cuore. È stato un colpo al cuore. E niente, datemi una chance. Io penso che ci sia anche l'edizione economica di questo libro, perché l'ho vista in giro. Questo non so quanto è stato pagato, perché è stato un regalo da una collega di mia madre a mia madre, e tipo 5-6 anni fa, credo. 2013, sì, quindi 6 anni fa. Bene, questo video è finito. Spero che vi sia piaciuto. In tal caso, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdere nessun altro video. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo libro, se lo avete letto o comunque se avete intenzione di leggerlo oppure no, non me ne frega niente. E niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Oh, 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 oh